Sono 70 gli abitanti di Castagno di Piteccio, un museo a cielo aperto dove le opere artistiche sono collocate sulle pareti delle abitazioni del bellissimo paese pistoiese. Nel Borgo delle Fate abitano una restauratrice, due pittori, un fumettista e un'operatrice museale. Loro si sono definiti la Rigoscia di Castagno, che è una comunità ricca di cultura e di voglia di far conoscere il proprio territorio. Grazie alla Proloco di Castagno è nato il Borgo Museo Festival. A caratterizzare la manifestazione alcuni ingredienti speciali: un borgo piccolo e antico, immerso nel verde della montagna pistoiese, una comunità vivace e ospitale che negli anni ha lavorato per valorizzare l'identità di questi luoghi, una sintonia perfetta tra arte e natura. È un museo a cielo aperto dal 1975, ovvero da quando il critico d'arte Tommaso Paloscia ha iniziato a invitare amici, pittori e scultori a lasciare in dono al paese una loro opera, e con la partecipazione della Proloco di Castagno e della comunità locale, dei castagnoli, si è così realizzato questo museo all'aperto. Nel 2019 la Proloco, con la collaborazione dell'associazione culturale Sea City, ha iniziato un progetto di rigenerazione a base culturale di quello che è il Borgo Museo di Pistoia. Dal 2019 quindi Castagno di Piteccio è andato online, è diventato social e ha iniziato a proporre un calendario eventi dalla primavera all'autunno che prevede anche il Borgo Museo Festival, giunto alla seconda edizione, e prevede 4 giornate dalla mattina alla sera di attività culturali e creative per grandi e piccoli all'aperto, e inizia con 2 eventi: l'inaugurazione della mostra su Tommaso Paloscia per conoscere il fondatore del museo aperto di Castagno, e con il Cammino del Castagno. Questo perché il Borgo Museo Festival ha l'intenzione e l'ambizione di diffondersi, come il suo museo all'aperto vuole. In questi ultimi anni sta cercando, con la residenza d'artista e quindi l'acquisizione di nuove opere, di uscire dalle mura del paese e così creare nuovi percorsi tra arte e natura. Lo stesso il festival vuole uscire dai confini castagnoli, e quest'anno superiamo anche i confini regionali. Grazie al contributo del Comune di Pistoia stiamo riuscendo a valorizzare il territorio, e lo facciamo sia da una parte con la narrazione digitale e non, e con l'organizzazione di eventi culturali come questo. Questa di Chiaracoda, eccoci.